un modo semplice di impatto per sensibilizzare le persone sull'importanza della sicurezza. L'ho trovato la Will realizzando il videogioco Zero Morti sul Lavoro con un linguaggio che si propone di raggiungere i più giovani in modo immediato e coinvolgente. Si gioca online su zeromortisullavoro.it e per vincere bisogna mantenere al sicuro il proprio lavoratore o lavoratrice attraverso azioni di prevenzione e rispondendo ad alcuni questionari. Il gioco si compone di tre mondi: logistica, cantiere, ufficio. Ogni mondo è a sua volta composto da due minigiochi. L'obiettivo del gioco è quello di seguire un lavoratore nel mentre svolge una serie di mansioni tipiche della sua giornata nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'iniziativa fa parte della campagna Zero Morti sul Lavoro che la Will porta avanti da oltre un anno. Il primo passo per affrontare il problema degli incidenti sul lavoro, secondo il sindacato, è quello di partire da un diverso approccio e creare una cultura della sicurezza partendo dalle nuove generazioni. Il tema della sicurezza sul lavoro però deve essere al centro dell'attenzione in ogni luogo. Ci siamo detti che la consapevolezza dei rischi e la cultura della sicurezza devono essere insegnate ai giovani che diventeranno in futuro lavoratori e lavoratrici. Gli incidenti sul lavoro sono molto frequenti in Liguria. Nel 2021, da gennaio a luglio, sono stati una media di 50 al giorno, secondo quanto riportato dai dati INAIL. Un aumento di oltre il 15% rispetto all'anno precedente. La metà riguarda lavoratori e lavoratrici meno giovani, ossia quelli della fascia 40-60 anni.